Raccontaci un attimo di come è nato questo progetto, quando è nato e con che spirito è nato. E ovviamente parla anche del titolo, perché è la cosa principale. Allora, il progetto si chiama Coltiviamo Gentilezza, è nato alla fine del 2017, inizio 2018, è nato proprio da un'esigenza personale, dopo aver sentito in TV dell'ennesimo episodio di bullismo alle scuole, quindi cyberbullismo, queste ragazze che non ricordo bene cosa avessero fatto, però insomma, quello che si sente purtroppo molto frequentemente in TV. E quindi là mi sono detta basta, insomma, mi sono stancata anche perché ho 3 figli, cioè non mi piace l'idea che loro crescano in un mondo così. E quindi ho detto, secondo me vale la pena piantare un semino adesso diverso che magari può crescere nel tempo e può fare qualcosa di buono. Ed è nato proprio così, ho messo su questa pagina Facebook in cui semplicemente mettevo dei contenuti, io poi vengo da un mondo di, appunto, di marketing, di comunicazione, quindi mettevo contenuti, semplicemente di grafiche in cui davo mettevo delle frasi, volevo dare semplicemente degli input a pensare, a riflettere, pensando appunto alle persone piano piano, leggendo continuamente oppure anche postando, ripostando quello che io mettevo, potessero cambiare qualcosa dentro di loro. E effettivamente poi piano piano questa pagina appunto sta a crescere incredibilmente, vabbè, oggi sono oltre 13.000 follower, ma così, senza mai aver fatto niente, nel senso di Certo. persone. Ho continuato a credere nel progetto. Chi si avvicinava soprattutto erano maestre, docenti, moltissimi docenti, devo dire, perché volevano portare la gentilezza a scuola, non avevano idea di come poterla portare, quindi io davo loro contenuti, ho sempre dato loro, ancora oggi lo faccio, contenuti e materiali gratuiti. Quindi io creo contenuti, creo delle attività, contenuti, idee e li do gratuitamente. E quindi questa Coltiviamo cosa chiaramente. gentilezza.it, ricordo a tutti il. Esatto. Coltiviamogentilezza.it e poi da lì chiaramente è nata l'idea del festival, che è stata un po' l'idea iniziale di tutto questo. Ho pensato, perché non fare una volta l'anno una grande festa che può parlare di gentilezza a 360 gradi e parlare a tutti, cioè dai bambini agli anziani, a qualunque settore della società in cui ci troviamo. E quindi mi si su appunto sempre attraverso la pagina Facebook quest'idea. Facciamo un festival strano, nel senso un festival che ognuno può fare lì dove si trova, nel momento in cui insomma pensa sia quello giusto, Non deve camminando essere per per strada, forza da quella della scuola, da giornata qui. mondiale della gentilezza, insomma, no? Assolutamente no. Chiaramente l'idea era, l'input che davo è prendiamo spunto dalla giornata mondiale della gentilezza, ma insomma portiamola avanti tutto l'anno. E quindi è nato questo festival diffuso dal basso, nel senso che le persone dicevano, ah, io ho questa idea, posso fare questo nel mio condominio. Perché il primo festival è nato proprio con un'amministratrice di condominio che diceva, secondo me è il caso di lavorare sui condomini del mio palazzo. Io ho detto, va È benissimo, decisamente un argomento questo. spigoloso quello dei condomini, Sì. assolutamente. E da lì tutti, privati, cittadini, bambini, adulti, anziani, chiunque mi scriveva, tantissime RSA per esempio, che non sapevano come far lavorare gli anziani, come poter portare questo argomento nelle strutture e ancora oggi continuano a seguirmi, a dire quest'anno ancora partecipiamo perché abbiamo portato, non so, i bambini nelle RSA oppure gli anziani nelle scuole, insomma c'è stato un bel movimento. E poi il boom è stato durante il Covid perché chiaramente eravamo tutti chiusi dentro, non sapevano cosa fare e l'unica scintilla di speranza che insomma, dava un po' di positività era questo Festival della Gentilezza. E quindi proprio durante il Covid hanno partecipato tantissime persone da dovunque e soprattutto dal Sano Lombardo. Questa cosa io continuo a dirla perché fu il primo comune da cui è partito poi insomma, il Covid e tutta questa allucinante esperienza della pandemia, partita proprio da lì. E da quel comune che è stato così martoriato durante la Certo. pandemia, tantissime persone si sono mosse per dire noi crediamo ancora nella gentilezza nonostante tutto quello che è successo. Quindi ancora oggi le scuole di Alzano Lombardo, soprattutto infanzia, partecipano felicemente e allegramente al progetto e ogni volta mi scrivono per ringraziarmi. E io sono di Napoli, quindi non ho mai conosciute queste persone, nel senso sono persone conosciute così in questa occasione. Quindi E questo questo mi ha di dato fatto è proprio. per te è un side project, quindi un progetto laterale, o ne hai fatto proprio la tua attività principale? No, di base io lavoro con i bambini, Ok. quindi e comunque tutte le attività che faccio sono pregne di gentilezza, nel senso io dovunque vado faccio laboratori sulla gentilezza, cioè per me comunque non è mai side, anzi è proprio il core business di tutto quello che faccio, che poi si trasforma in creatività, si trasforma in scrittura, si trasforma in lettura, però di base c'è sempre, infatti chiaramente mi chiamano
sempre solo per questo, facciamo laboratori in cui esca fuori questa cosa della gentilezza, tantissimi insegnanti e anche devo dirti nelle secondarie e primo grado quest'anno, tantissimi mi hanno chiesto di fare laboratori che portassero fuori emozioni e per insomma stimolare i ragazzi a pensare in Sì, perché maniera anche i diversa. docenti Quindi, cercano spesso di anche su internet si rivolgono per trovare sì. nuovi stimoli, qualcuno che possa magari supportarli anche online durante le lezioni. A volte magari si organizzano anche dei webinar con più persone o con più Sì, esperti, devo insomma. dirti che diciamo, si trovano spesso sempre queste cose, schede, ogni volta io dico io non faccio schede, io non produco schede, che voi stampate, fate fare ai bambini, fate colorare e finisce lì. Per me è proprio una cosa continua, quindi vi do attività che potete fare, anzi proprio quest'anno il festival l'ho immaginato, solitamente dura una settimana, quest'anno l'ho fatto durare 2 settimane. Proprio per dare la possibilità di fare attività ogni giorno con una challenge diversa, del tipo aiuta un anziano, porta dei fiori a qualcuno, raccogli la spazzatura, proprio cose semplicissime del normale, attività di un Hai modo di cittadino tracciare quante normale. persone stanno, come dire, partecipando a Sì, certo, sì. questa challenge, a questo festival? Sì, mi mandano foto, mi mandano video che io poi piano piano inizierò a mettere sulla pagina. Quindi sì, mi stanno scrivendo che hanno partecipato. C'è questa bellissima azienda agricola, si chiama Amico Asino ASD, che si trova a Ostia, e che attraverso l'asino, le attività con gli asini, quindi tutto molto Puppy lento, therapy, insomma. molto. Sì, partecipano ogni anno da sempre al Festival della Gentilezza e quindi quest'anno mi stanno segnando, ok, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto questo. Mi mandano ogni giorno la scheda di tutto quello che hanno fatto. Oggi, per esempio, Fantastico. era portare dei libri a una biblioteca oppure creare una little free library di quartiere, di zona, di area. Insomma, mi hanno tutti detto, fatto anche Hai questo, magari insomma. un paio di aneddoti particolari o di racconti speciali da dare da condividerci, o che magari ti hanno condiviso le persone in questi anni su Facebook, qualcosa che ti ha colpito in maniera speciale, insomma? Guarda, allora, beh, quella là dell'amministratore di condominio mi ha colpito perché questa amministratrice gestiva tantissimi condomini e lei aveva notato che proprio durante le riunioni di condominio, come ben sappiamo, si scatena una sorta di rabbia che le persone evidentemente portano dentro di loro e poi a un certo punto, così come quando siamo nel traffico, no, che ce l'abbiamo con tutti, ma durante le riunioni di condominio lei dice che uscivano proprio parolacce, insomma, gente che quasi veniva alle mani, e quindi la si è fermata, ha detto secondo me cioè, effettivamente bisogna di fare qualcosa. E lei ha lavorato mettendo tutti i miei cartelli, i pannelli, ho messo tutti nei palazzi. E Però dopo aver fatto tutta questa attività, dice che piano piano la situazione era non tanto, cioè, chiaramente non è che si può chiedere un miracolo alle persone, però che le persone cominciavano a leggere queste cose e a riflettere e quindi le riunioni cominciavano a diventare un pochino più tranquille. Questo è uno. E quando invece la questione del Covid, perché chiaramente tantissime persone, per esempio ho lavorato tantissimo sulla sanità gentile e tantissimi sanitari, devo dire, medici, infermieri, mi hanno mandato immagini di loro che scrivevano biglietti della gentilezza ai pazienti in via anonima. E li lasciavano magari sui tavolini vicino ai letti e diventava veramente, ancora ci penso, mi fa venire i brividi perché credo. chiaramente erano tutti messaggi di incoraggiamento per dire noi siamo qui per voi, insomma, ed era un bellissimo scambio questa cosa e poi bambini in quantità, bambini che dovunque portano sempre in giro nei loro piccoli centri, magari nei borghi, nei paesi. Queste maestre che si portano decine e decine di bambini con messaggi di gentilezza da dare a chiunque passa, che agli anziani, ai negozianti, per dire siate gentili, cerchiamo di cambiare le cose fin da piccoli. Quindi ogni anno in realtà è una grande sorpresa. Quest'anno abbiamo appena iniziato, quindi sto aspettando di avere quella botta, però ogni anno devo dirti è un pugno nello stomaco perché è bellissimo. Cioè io, non so, mi emoziono ogni anno, dico guarda un po' che cosa abbiamo creato, cosa ho Sì, creato in sembra tutti una questi anni. cosa estremamente facile, semplice, però quelle cose che sono così a volte poi non è facile a dirsi, ma non facile a farsi, né per Esatto. te che comunque l'hai organizzato, che sembra una cosa, ripeto, così ci vuole farlo, ma non è assolutamente vero. E dall'altra parte, sì, io leggo, devo fare così, devo dire così, fai il pensierino gentile al nonno, all'anziano, alla maestra, al compagno di banco che magari arriva anche da un altro stato o che altro.
però non ti viene spontaneo, e perché poi magari non ti ricordi. Diventa un po' come le preghiere, che alla fine se dici una volta ogni morte di Papa non è che ti ricordi, o come fanno fai gli esercizi in palestra, lo fai oggi, poi lo fai l'altra settimana dopo, il mese dopo, non servono a niente. Però facendolo quasi come se fosse un mantra quotidiano, non so se eri tu che lo scrivi da qualche parte, oppure l'avevo trovato scartabellando e girovagando su internet, diventa proprio una questione di abitudine, e quindi facendolo diventare un'abitudine diventa anche più facile. Perché non hai neanche il problema, non è solo il problema di farlo, è il problema proprio di ricordarsi, e quindi diventa... Non è neanche di ricordarsi, scusami, ti interrompo, perché non è un fatto di ricordarsi, perché se ti devi ricordare è una cosa esterna a te, è proprio un fatto di assimilarlo, farlo diventare naturale. E questa è una cosa su cui ho lavorato tantissimo, nel senso ho studiato tanto su questa idea di poter imparare ad essere gentili. E infatti tantissimi poi mi chiedevano sempre, ma secondo te poi tutti possono imparare ad essere gentili? Perché effettivamente, diciamocelo, non tutti sono gentili, e ci sono persone che potrebbero, insomma, avere veramente difficoltà ad esserlo. E io, dopo aver studiato tanto la plasticità neuronale, insomma, tutte queste cose che... Insomma, mi hanno affascinato dall'inizio, no? E mi sono, alla fine, il concetto è che sì, tutti possono imparare a essere gentili. Dobbiamo chiaramente metterci la volontà in questo senso, però dobbiamo anche metterci l'esercizio, come dicevi tu, una sorta di allenamento. Un allenamento che fa diventare a un certo punto naturale determinati comportamenti. Il fatto anche solo di dire grazie a prescindere, o di salutare, sempre, 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 no? Non lo insegniamo ai bambini, a un certo punto diventa naturale. Quindi è una cosa che si può fare. Anche un gesto gentile di Guarda, tenere la ti condivido un episodio che c'entra con la gentilezza, un po' è lo borderline, però secondo me coglie nel segno. Anni fa stavo seguendo un corso di vendita, no? E durante questo corso di vendita si parlava di vendita telefonica e di consulenza comunque telefonica, e di abituarsi a sorridere durante la telefonata. Ok, allora io sorrido durante la telefonata parlando con una persona che lavorava con mia mamma, tra l'altro, e un'ora e mezza dopo vado da mia mamma, perché nel frattempo facevo anche consulenza su altre cose per i computer, no? Vado da lei e trovo ovviamente la persona con cui ho parlato prima al telefono, dove ero in modalità, diciamo, consulente o venditore in qualche modo, e lei mi dice, ma perché sembrava che stamattina stessi sorridendo, ed era vero. Perché io mi stavo sforzando, però evidentemente, pur non vedendomi, ma soltanto al telefono, si sentiva questa attitudine, diciamo, no? da questo punto di vista. E credo che forse, per certi versi, sia molto simile questo tipo di approccio nel caso della gentilezza. Sì, ti voglio fare... No, dicevo, nel settore dei servizi, no? Nel commercio, anche nel turismo, la gentilezza è proprio la base, perché se tu non fai sentire accolte le persone, chiaramente se ne vanno, o comunque fanno, utilizzano il servizio in maniera poco, insomma, poco naturale. E io poi vengo dal mondo del turismo, quindi so benissimo tantissimi esemplari di personaggi molto poco gentili che hanno poi fatto scappare clienti. Dall'Italia. Noi invece abbiamo il fatto che dobbiamo appunto gestire tutti questi ragazzi in Italia o all'estero per le loro vacanze e studio. A volte magari anche la prima esperienza che fanno, quindi comunque hanno... oggettivamente delle difficoltà, essere la prima volta fuori lontano dai genitori, la prima volta magari all'estero, dove non è che sei un C1, un C2, comunque hai problemi anche con la lingua, e ci vai anche per quello, non soltanto, perché poi comunque le vacanze studio sono belle a prescindere dalla lingua. Però oggettivamente serve anche qualcuno, che sia il group leader o altri, che ti fanno un po' da supporto, e essere gentili e avere uno staff formato e scelto, più che formato, perché ormai è difficile formare lo staff in così poco tempo, essere gentile. Gli puoi spiegare determinate cose, ma l'attitudine in quel caso lì fa tanto, no? E gli puoi spiegare le cose tecniche di supporto e tutto. Però anche a selezionarlo in modo tale da prendere le persone già naturalmente predisposte alla gentilezza, insomma, è una bella sfida, non è da poco, però ci piace, insomma, su questa cosa. Ti volevo chiedere due ultime cose, ma proprio, diciamo, suggerimenti pratici, mettiamola così. Se devo partire oggi e sono un genitore, ok, quindi entriamo, metto il cappello del genitore e voglio essere io per primo gentile nei confronti, mettiamola così, dei miei figli, perché poi dopo loro la imparano anche guardando quello che c'è intorno, no? Giustamente, se io sono il primo che tutti i giorni è incavolato, nero, che tratta le persone male, magari sono fortunato che il figlio la prenda da qualcun altro, però è più probabile che la prenda da me, no? Quindi, da genitore a genitore, che cosa dovrei fare per prima cosa, come primo step, per aggiungere gentilezza, un'attitudine di gentilezza nella mia vita?
Allora, come hai detto tu, quando sei genitore non c'è bisogno di parlare tanto, ma di agire. I figli assorbono tutto quello che dalla mattina alla sera tu esprimi quando dormi, quindi parole anche contro o verso gli altri, atteggiamenti che hai quando vai a fare una spesa, quando sei al telefono con qualcuno, quando stai parlando col tuo vicino, quando torni a casa e magari parli di altri. Tutto quello che è la tua vita quotidiana, che i tuoi figli sperimentano, chiaramente fa tutto parte del bagaglio che tu stai dando loro di comportamento, cioè di regole comportamentali. Quindi da genitori noi abbiamo tantissima responsabilità in questo. E io mi rendo conto anche io, chiaramente, essendo un essere umano, che a volte mi arrabbio verso qualcuno e quella stessa rabbia i miei figli, anche senza che conoscano magari quella persona, la provano perché vedono me. Perché sanno che magari è una cosa che ha fatto stare male me, quindi chiaramente va in automatico anche a loro. Ecco, questa è una cosa che io non, sto cercando veramente di eliminare completamente, cioè di non dare a loro le mie emozioni, cioè di non far provare a loro le mie emozioni, di far magari capire a loro che io come mi sento, come mi ha fatto sentire qualcosa, qualcuno, del perché mi sento così, perché sto reagendo così, e parlarne. Questa è una cosa che noi genitori dovremmo fare tantissimo, parlare delle nostre emozioni, cosa che noi non facciamo. No, Ad è molto oggi nelle difficile. scuole si fanno tantissimi progetti sulle emozioni dei bambini, ma quando i bambini tornano a casa, o i ragazzi tornano a casa, in realtà i genitori non viene chiesta da parte dei figli al genitore come ti senti. Magari il genitore anche oggi come va, come è andata, tutto bene, sei felice, ok. Però dall'altra parte no, invece è uno scambio continuo sui genitori, perché anche noi genitori siamo persone, abbiamo le nostre emozioni, se siamo tristi, se siamo allegri, se siamo arrabbiati, dobbiamo comunicare con i figli. Se non comunichiamo questa cosa, loro non capiscono nemmeno cosa sta passando dentro di noi. Ecco, la prima cosa è essere E a loro gentili. volta fanno poi fatica a metabolizzare e esplicitare quello che Metabolizziamo, succede a loro sì, stessi. esattamente, esatto, non sanno neanche perché sta succedendo tutto quello, quindi dai, tanta confusione. Quindi la prima cosa che dico è essere chiari con se stessi, prima di tutto, ma soprattutto con i figli. Apritevi, parlatene. Se siete tristi, piangete anche davanti a loro. Non è un fatto di debolezza, è un fatto proprio di mostrare le emozioni, quelle che voi volete che si insegnano ai vostri figli. Insegnatele voi. Insegnate voi come si fa a esprimere un'emozione liberamente. Anche la rabbia, chiaramente nei limiti. Sono arrabbiato perché questo mi ha fatto arrabbiare e questo e quell'altro. Perché quell'altro mi ha fatto arrabbiare. Però adesso la gestiamo questa cosa. Cioè, no. Certo. La differenza sta nella gestione, non nell'espressione delle emozioni, capito? Questa è una cosa che dico sempre ai genitori. Fatelo, esprimetevi e fatevi fare domande dai figli. Quando voi chiedete, fate le domande ai figli, lasciate che i figli facciano domande a voi, in modo tale che vi potete Che non raccontare. diventi soltanto un peso, ma un'occasione per imparare, per scambiarsi, insomma, reciprocamente. Esatto. E la seconda e ultima domanda. Te la faccio, che è simile a quella di adesso, però dal punto di vista dei docenti, soprattutto diciamo docenti delle scuole primaria e secondaria media, diciamo, insomma, che a volte vedono più i nostri figli, perché comunque anch'io ne ho due, più dei genitori e ci passano più tempo. Didatticamente, comunque, per quanto magari alcuni possano non essere i docenti migliori del mondo, hanno comunque un ruolo importante e oltre alla parte didattica, diciamo, nozionistica. Passano anche già delle forme di comportamento, a volte in modelli positivo, a volte purtroppo in modelli in negativo. Quindi, parlando ai docenti, mi viene Allora, da dire queste povere persone, perché a volte avere a che fare con i nostri figli non è facile. Che cosa possono fare dal loro punto di vista per portare gentilezza, al di là di quello che può essere il progetto singolo collegato alla gentilezza, ma portarla un po' a 360 gradi tutti i giorni dell'anno? ti dico che di base io il concetto è sempre lo stesso. Ti dico anche questa cosa, ti racconto un aneddoto. Io faccio tantissimi corsi di formazione, anche ai docenti, soprattutto ai docenti, sulla gentilezza. Allora, loro credono che quando io vado a fare il corso di formazione, dico a loro, do degli strumenti a loro per fare l'attività con i ragazzi, con i bambini, con chiunque si trovano a loro. Invece i laboratori miei sono concentrati su di loro, perché chiaramente sono persone, quindi io dico, se voi non portate fuori, la stessa cosa che ho detto dei genitori, se voi non portate fuori le vostre emozioni, chiaramente nei limiti del consentito a scuola, come fanno i ragazzi a fidarsi di voi e a lasciare che loro si possano esprimere? Quindi voi dovete mostrarvi come persone, non solo come docenti, che vabbè, poi si potrebbe fare un discorso infinito sul fatto dei voti, dei giudizi, così, vabbè, ma lasciamo stare, è un sistema che va completamente cambiato. Ma Apriamo un vaso di Pandora su questo.
Ma la scuola funziona in quanto a relazioni. Si apprende soprattutto a livello sociale, per relazioni che si creano, che si costruiscono, relazioni di fiducia tra ragazzi, quindi tra alunni, ma anche tra alunni, soprattutto tra alunno e docente, anche one to one, anche proprio uno a uno. Quindi se il docente non riesce a stabilire una relazione con un bambino o con un ragazzo, come può quel ragazzo fidarsi del docente e quindi diciamo portare fuori quella parte emotiva che è anche quella gentile, no? Relativamente al contesto in cui si trova. Quindi quello che dico io è toglietevi un po' da dosso questa cosa, questa corazza che voi avete di docenti, perché una cosa è essere chiaramente autorevoli e quindi avere un ruolo. Un'altra cosa è essere persone, ascoltare, mettersi un po' a livello dei bambini e dei ragazzi. Io quando vado a fare questi laboratori nelle classi, anche se questo quando andare in primo grado, mi è successo qualche settimana fa, mi sono resa conto che i docenti non li conoscono proprio questi ragazzi, magari docenti che li hanno 1, 2, 3 anni nella stessa classe, non hanno mai fatto domande personali, semplicemente non conoscono i loro gusti, non conoscono la loro famiglia, non sanno niente di loro. Un po' Ecco, più ma asettici, si conoscetevi. fermano alla parte nozionistica, molto più formale. Stabilite una relazione con ognuno di loro, cercate di entrare un poco più dentro, perché sennò che stiamo a fare? Cioè, la scuola non è che serve semplicemente a prendere nozioni, ma proprio a vivere. E se voi Certo. non date loro degli strumenti per essere dei cittadini per bene, gentili, ma dove lo devono imparare? Sì, le famiglie li vedono veramente poco, tra la scuola, lo sport, le attività, i È vero, è viaggi, vero, è no, vero, voi sì. avete un ruolo invece fondamentale come docenti, cioè siete voi l'istituzione. E quindi questo è quello che ti direi. No, ci credo che non è per niente facile assolutamente come cosa. Guarda, io ti ringrazio davvero tantissimo. È stata una bella chiacchierata, insomma. Spero di aver dato a chi ci rivedrà, o da una parte o dall'altra, insomma, non so su quale canale, YouTube, il sito o che altro, degli spunti di riflessione sicuramente, degli spunti di applicazione, in qualche modo che ci sia. I ragazzi, forse come lo abbiamo detto, è più importante che vedano e che percepiscano quello che gli arriva più che gli diciamo che cosa fare. Hanno più risorse di quello che a volte gli diamo o immaginiamo che loro possano avere, insomma. Anche perché anch'io vedo stesso, ogni tanto, quando fanno dei lavori in classe, dice, ma veramente tu hai fatto questo? Che vuol dire che possono fare molto di più di quello che si aspettano a volte i professori, di quello che ci aspettiamo noi come genitori. Insomma. Anche raccontare le loro speranze, i loro sogni, questa è una cosa che ti chiedo ai docenti proprio. Domani mattina andate in classe e chiedete a tutti i vostri alunni qual è il loro sogno. Voglio sapere se l'hanno mai fatto. L'altra volta una ragazzina di 11 anni si è messa a piangere dicendo: mio papà è meccanico, mi ha insegnato a mettere i pezzi delle macchine fin da quando ero piccola, il mio sogno è aprirmi un'officina meccanica. E poi un pianto perché nessuno gli aveva mai chiesto. Ah. Allora dico, ma perché? Pensa Perché te. non si può. Sì, perché non possiamo chiedere ai nostri ragazzi qual è il loro sogno, che speranze hanno? Perché? D'altronde tutti quanti dicono il futuro sono loro, ok, però facciamocelo raccontare come immaginano il futuro. Bello, lo diamo proprio come spunto di riflessione sicuramente per i genitori e poi anche proprio immediato di quelli da un 12 suggerimenti pratici per fare questo. Questo è il numero uno, insomma. Per cominciare domani. E operativamente, per chi volesse seguirti o volesse seguire di più quello che fai, quali sono le indicazioni in questo caso? Allora, il sito è www.coltiviamogentilezza.it, la pagina Facebook è Coltiviamo Gentilezza e in parallelo c'è anche la pagina proprio al Festival della Gentilezza. E poi Viviana Ulster mi trovate un po' dovunque, anche perché sono un po' peperina, quindi sto in tante cose, quindi in tanti progetti, sempre relativi alla gentilezza, quindi mi trovate facilmente. Perfetto, perfetto, perfetto. Viviana, io ti ringrazio tantissimo, nonostante qualche blocco della connessione, ma va bene lo stesso, è il bello della diretta. Ti auguro veramente tante belle cose, non dico tanti successi, perché tanto lo stai già in qualche modo ricevendo, no? Del bene e del bello dai feedback che stanno mandandoti tutte le persone tra Facebook, non so se c'è anche un canale Instagram, ma se non ce l'hai magari arriverà in futuro. Ti ringrazio per aver dedicato del tempo a questa intervista e partecipate tutti al Festival della Gentilezza. Genitori, fate quello che ha detto lei, ai docenti, fate quello che ha detto lei e poi non so se volete venire anche a seguirci a vedere come noi trattiamo gentilmente i nostri ragazzi, è un di più.
Sicuramente è un extra che ci fa piacere, ma non è ovviamente lo scopo di queste dirette insieme.